Primo caso per la maggioranza giallorossa, l'Aula della Camera ha negato l'autorizzazione agli arresti domiciliari per il deputato di Forza Italia Diego Sozzani, indagato per finanziamento illecito dei partiti e corruzione. 235 voti a favore e 309 contrari, 46 franchi tiratori sospettati, alcuni deputati del PD e della nuova formazione di Matteo Renzi Italia Viva, da abolire il voto segreto, dice Di Maio. Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita a Roma, ha incontrato il capo dello Stato Mattarella e il premier Conte. Apertura da parte della Francia della redistribuzione a livello europeo dei migranti e molti paesi che rifiutano di accoglierli. La questione migranti è stata al centro anche del faccia a faccia avuto con il premier libico Sarraj, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Italia e Libia. Rebus governo in Israele dopo lo spoglio del 91% dei voti. Netanyahu è sconfitto da Gantz per un seggio e nessuno dei due ha la possibilità di formare una maggioranza. Lo scrutinio sarà completato oggi con il computo dei voti di militari e diplomatici all'estero. In serata i risultati definitivi, si profila però una grande coalizione. Nella prima giornata di Champions League la Juventus spreca il doppio vantaggio in casa dell'Atletico Madrid e nei minuti finali si fa rimontare un pareggio che sa di beffa, anche se si è vista una squadra in crescita rispetto alle ultime prestazioni, male l'Atalanta, sconfitta per 4-0 in casa della Dinamo di Zagabria. Questa sera parte l'Europa League, in campo Lazio e Roma. Sono le 7.30, buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. In primo piano c'è la politica, la Camera a voto segreto, ribaltando il parere della Giunta, ha negato ieri gli arresti domiciliari per il deputato di Forza Italia Sozzani, accusato di finanziamento illecito. 46 franchi tiratori che hanno mandato sotto la maggioranza. Vediamo il servizio. 46 in tutto nascosti dal voto segreto. Alla Camera dei Deputati è partita la caccia ai nomi di chi ieri ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Diego Sozzani, Forza Italia, indagato per finanziamento illecito in un'inchiesta su appalti in Lombardia. Passo falso che rischia di compromettere la tenuta della maggioranza 5 Stelle PD-Leu che sostiene il governo Conte 2. Nel mirino il neonato gruppo dei renziani di Italia Viva, che avrebbe voluto così servire un primo assaggio di quello che potrà succedere nei prossimi mesi. Accusa respinta però dai diretti interessati, che negano di aver voluto approfittare dell'occasione per dimostrare da subito di essere il nuovo ago della bilancia. Mi sarebbe piaciuto dare la zampata, ma anche se i miei avessero votato compatti tutti e 26 non ce l'avrebbero fatta, dice chiaramente Renzi, che coinvolge nell'inciampo il Movimento 5 Stelle. Il no è passato grazie all'assenza di 36 deputati dei 5 Stelle, ci mette il carico. Un pacchetto di voti, 15 più o meno, che hanno salvato Sozzani dalla richiesta d'arresto sarebbe arrivata dai 5 Stelle in polemica con la guida del partito. Secondo il quotidiano Il Messaggero sarebbero non solo i dissidenti storici, alcuni si sarebbero già riuniti, tra le possibili mosse anche quella di una scissione. Conte ieri sera ha incontrato Macron, non ha fatto alcun accenno al passo falso della maggioranza e dallo staff viene respinta ogni voce sui retroscena che raccontano della formazione di un nuovo gruppo di responsabili fondamentali al Senato per riequilibrare la presenza del gruppo di Renzi. E allora sono 41 i parlamentari che entreranno a far parte di Italia Viva, il nuovo soggetto politico creato da Matteo Renzi, ma potrebbero essere una cinquantina entro la Leopolda, l'appuntamento che si tiene ogni anno. Vediamo. I toni della scissione sono bassi da una parte e dall'altra, ma l'accelerazione di Matteo Renzi verso i gruppi parlamentari autonomi, primo passaggio della nascita del nuovo partito Italia Viva, mettono in agitazione il PD e la maggioranza. Garantiamo la legislatura almeno fino alle elezioni del Presidente della Repubblica del 2022. Esco dal PD senza rancore, assicura l'ex Premier, che al momento conta su altri 13 senatori e 23 deputati. Fuoriusciti dal PD, ma c'è anche un ingresso da Forza Italia a Palazzo Madama, Donatella Conzatti. Renzi dice di non voler accogliere passanti ex azzurri. Silvio Berlusconi nega che sia in vista un trasloco di parlamentari forzisti verso la nuova creatura renziana, ma è proprio sui centristi a disagio per la leadership di Matteo Salvini nel centrodestra, oltre che sui 5 Stelle scontenti, che l'ex leader del PD punta per nuove adesioni. Il leader Dem, Nicola Zingaretti, prende le contromisure. Convoca al Nazareno i sindaci, tra i quali diversi renziani della prima ora, che hanno deciso di restare nel PD, li indica come leva per il rilancio del partito, che il segretario tratteggerà la direzione lunedì prossimo.
Zingaretti puntella la maggioranza del PD, vuole serrare i ranghi, coinvolgere i renziani rimasti, nei confronti dei quali però monta anche la diffidenza. Il sospetto che siano restati proprio per fare sponda al forcing di Italia Viva sul PD e sulla maggioranza. Andrea Marcucci, capogruppo al Senato, vicinissimo al rottamatore, ha messo a disposizione il suo mandato, ma è stato confermato. Ieri incontro tra governo e sindacati per discutere della manovra e delle prossime mosse del governo in materia di economia. Vogliamo tenere i conti in ordine, ha detto il Premier, i vincoli europei andranno rispettati. Soddisfatti, si sono detti i sindacati al termine dell'incontro. Il metodo convince tutti. I sindacati sono soddisfatti di come il Premier Conte ha dato il via ad una serie di incontri per discutere con le parti sociali non solo la prossima manovra, ma 3 anni di futura politica economica del governo. Ieri insieme a Conte ad accogliere i leader di CGIL Landini, CISL Furlan e Will Barbagallo c'erano il neo ministro dell'economia Roberto Gualtieri e la ministra del lavoro Nunzia Catalfo. Conte ha tracciato le linee guida della prossima legge di bilancio. Vogliamo tenere i conti in ordine, ha detto il Premier. Dunque sui vincoli europei non si discute ed andranno rispettati. Il governo però ha dei margini di manovra e punta a sterilizzare l'aumento dell'IVA ed a tagliare entro i limiti del possibile il cuneo fiscale. I sindacati chiedono che il taglio coinvolga anche i pensionati ed un confronto serio sul salario minimo. Il lavoro è al centro dell'agenda nel giorno in cui i dati confermano che in una situazione sempre molto critica crescono comunque i posti di lavoro a tempo indeterminato, effetto del decreto dignità. Il Premier ribadisce che ha allo studio una nuova agenda di investimenti verdi ed un piano infrastrutturale per il Sud, con le parti sociali che chiedono di trovare soldi per rinnovare i contratti pubblici e maggiore incisività sul tema degli incidenti sul lavoro. Conte promette un piano nazionale e la ministra Catalfo conferma che convocherà un tavolo anche con il Ministero della Sanità la prossima settimana. In particolare il leader della CGIL Landini sottolinea che il governo deve mettere mano alle regole della contrattazione collettiva e cancellare i contratti pirata. Il Premier ha inoltre confermato che il reddito di cittadinanza e quota 100 per ora non si toccano, in via sperimentale resteranno in vigore per 3 anni, oltre i quali si valuteranno i risultati. E si è parlato anche di migranti nell'incontro che c'è stato ieri con il presidente francese, il presidente della Repubblica Mattarella e poi il premier Conte. Macron ha assicurato che Parigi è vicino all'Italia nella questione migranti e intanto non si fermano gli sbarchi, 300, oltre 300 solo negli ultimi 3 giorni sono sbarcati sulle nostre coste. E oggi è atteso l'arrivo del presidente tedesco Steinmeier. Vediamo il servizio. Dopo mesi in cui Italia e Francia, durante il primo governo Conte, avevano vissuto non pochi episodi di incomprensione, quando non di imbarazzo, l'incontro di ieri è stato quello di 2 alleati ritrovati. L'incontro con il presidente Macron testimonia l'intenzione di contribuire insieme e la forte determinazione a contribuire insieme sulla base di una comune responsabilità al rilancio dell'Europa. Sul tavolo c'è soprattutto la questione migranti. In mattinata Conte aveva ricevuto a Palazzo Chigi anche il premier libico al-Serraj, a cui aveva ribadito il suo sostegno. La guerra in Libia, che dura ormai da 6 mesi, con i 2 eserciti che si scontrano, quello di Serraj e quello del leader della Cirenaica Haftar, rende il tentativo di bloccare i flussi migratori sempre più difficile. E dunque il tema rimbalza in serata all'incontro con il presidente francese. Conte incassa la disponibilità di Macron. La Francia è pronta a cambiare, dice il presidente, su rimpatrio e redistribuzione, apre a un accordo automatico di ripartizione coordinato con la Commissione europea, senza sconti per i paesi che rifiutano le quote. Solidarietà è la parola più ripetuta da Macron. La gestione deve essere strutturale e non emergenziale, aggiunge Conte, dobbiamo far uscire il tema migratorio dalla propaganda. C'è spazio anche per le questioni economiche in un contesto di incertezza come quello che sta vivendo l'Europa. Europa. L'Italia è pronta a fare la sua parte per far ripartire la domanda interna, dice Conte. Auspichiamo con Macron che tutti i paesi contribuiscano al rilancio degli investimenti per la crescita del continente. In serata per Macron visita di cortesia anche al presidente Mattarella, un altro segnale di distensione tra i due paesi.
E a proposito di migranti, leggiamo insieme un'ultima ora. A Lampedusa sono sbarcate nella notte 28 persone salvate a un miglio dall'isola da una motovedetta della Guardia di Finanza. Tra loro 19 uomini, 8 donne e un bambino di nazionalità tunisina, del Camerun e della Costa d'Avorio. Le persone sembravano in buone condizioni di salute, hanno fatto sapere. Dice, però resta critica la situazione all'hotspot dell'isola, dove a fronte di una capienza massima di 95 persone ne sono ospitate quasi 240. E allora adesso noi invece ci spostiamo in Israele, perché lo sapete, si è votato, si sta procedendo all'ultimo scrutinio delle schede. Di fatto c'è un testa a testa, o meglio, è in vantaggio Gantz di un seggio rispetto al premier uscente Netanyahu, però nessuno dei due è in grado di formare una maggioranza. Però per tutti gli ultimi dettagli, scusate, gli aggiornamenti, ci colleghiamo con Silvia Brasca. Buongiorno Silvia. Sì, buongiorno. In effetti adesso tutto nelle mani del presidente dello Stato di Israele, Ruben Rivlin. Non appena verranno contati anche i voti che arrivano dalle basi militari, dalle carceri, dagli ospedali e dall'estero, inizieranno le consultazioni. Il presidente li convocherà a Gerusalemme con tutti i leader dei partiti che hanno ottenuto dei seggi. Si inizierà la prossima settimana e chi presenterà l'ipotesi di coalizione che può arrivare almeno alla maggioranza di 61 seggi alla Knesset avrà 28 giorni di tempo per presentare il suo governo. Insomma, in Israele qui si dice con disincanto che è aperto il mercato, guardando lo stallo dopo il voto di mercoledì. Benny Gantz, 32 seggi, non si può dire che abbia trionfato, e Benjamin Netanyahu con 31 deputati non è ancora caduto, non ci pensa nemmeno però a mettersi da parte. Già da ieri ha fatto sapere, riunendo i vertici del suo partito, il Likud, che sta lavorando una coalizione tutta di destra, religiosi compresi, due partiti, Shas, di base sefardita, e Uniti nella Torah a schiena zitta, quelli sui quali Lieberman aveva fatto saltare il banco ad aprile. Per quello non si capisce come Bibi possa mettere in questo conto anche i nuovi seggi del partito degli immigrati russi di Lieberman, che però ripete di vedere solo un governo di unità nazionale con Bibi e Benny Gantz. Però il leader di Kahol Lavan, Benny Gantz, non si sbilancia. Apre una coalizione in cui possono entrare anche 13 rappresentanti della lista araba unita. Lieberman non vuole gli arabi, ma nemmeno rivedere Netanyahu premier, perché presto deve affrontare i casi giudiziari che lo tormentano con l'ipotesi di reato di frode, abuso d'ufficio e non solo fascicolo, anche corruzione. È già segnato il 2 ottobre l'interrogatorio di garanzia con il procuratore generale, ed è questo il vero problema di Bibi, che vede nella premiership, la sua premiership, l'unica via per ottenere l'immunità. Insomma, è una situazione proprio per il momento difficile da districare, e in cui il problema dei problemi, la questione palestinese, sembra non entrare. Ed è il presidente Abu Mazen a commentare che l'autorità palestinese ha solo una posizione contro Netanyahu. Bene, grazie Silvia. Allora buon lavoro, seguiremo naturalmente questa vicenda e ve ne daremo conto nel prossimo telegiornale delle 13.30. Continuiamo con le notizie dall'estero, ci spostiamo in Arabia Saudita, perché appunto Riyadh ha mostrato i resti dei droni e dei missili che sabato scorso hanno gravemente danneggiato i siti petroliferi sauditi. A provarlo sono i residui raccolti nella zona. Il governo di Riyadh sta lavorando alla localizzazione esatta del luogo da cui i velivoli sono partiti, che non è Yemen, non è lo Yemen, né al confine del paese in cui operano i ribelli sostenuti da Teheran. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato un aumento sostanziale delle sanzioni all'Iran, mentre il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha definito l'aggressione dell'Iran un atto di guerra. Rientriamo in Italia per darvi conto di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza non solo in Italia ma in tutta Europa contro la pirateria televisiva. Vediamo. Il fenomeno illecito era molto diffuso, soltanto in Italia ha coinvolto potenzialmente 5 milioni di utenti, che in pratica usufruivano del segnale rubato alle pay TV dopo averlo acquistato sul web. L'operazione di antipirateria internazionale, coordinata dagli organi investigativi Eurojust ed Europol, ha portato all'apertura del vaso di Pandora e ha, almeno in parte, smantellato la rete illegale che operava nel settore delle web TV. È stato fermato in flagranza di reato in Grecia, a Salonicco, uno dei due ideatori della frode, inventore e gestore della piattaforma, trovato in possesso di oltre 110.000 euro in contanti, criptovalute e centraline. 25 finora gli indagati, mentre è stata sequestrata e oscurata la piattaforma informatica Xtreme Codes.
piattaforma clandestina che con un abbonamento da 12 euro al mese consentiva di accedere ai programmi trasmessi da Sky, Mediaset Premium e DAZN. L'organizzazione aveva creato una sorta di rete commerciale parallela con rivendite che proponevano il pacchetto agli utenti finali. Particolarmente radicate nelle grandi regioni, dalla Lombardia al Veneto, dalla Campania a Puglia, Calabria e Sicilia. In Italia 700.000 utenze sono state oscurate, ancora collegate nel momento in cui il sistema è stato smantellato. I clienti erano divisi in varie categorie, privati, aziende e alberghi. Con un costo aggiuntivo potevano anche rivendere l'abbonamento a terzi. Il pagamento avveniva soprattutto attraverso il money transfer PayPal, un giro d'affari stimato in 60 milioni di euro l'anno. Individueremo gli utenti italiani e verranno perseguiti, assicurano i finanzieri del Nucleo Speciale Tutela della Privacy e Frode Tecnologica. Base dell'organizzazione in Italia è Napoli, con collegamenti individuati in altre 9 città. Gli utilizzatori rischiano a loro volta una multa pesante, fino a 25.000 euro. Nell'ordinanza il GIP di Napoli sottolinea che il sistema ha creato un notevole danno ai titolari dei diritti ed evidente frustrazione del libero mercato. Ed ora lo sport con il calcio, cominciamo dalla Champions League, la Juventus in vantaggio per 2-0, si è fatta rimontare e ha pareggiato così 2-2 con l'Atletico Madrid, mentre l'Atalanta è stata travolta per 4-0 dalla Dinamo Zagabria. Una ripresa da incorniciare con la condizione fisica e la personalità che sembrano quelle giuste per centrare il risultato importante sul campo indigesto dell'Atletico Madrid, poi le distrazioni fatali. La formazione di Sarri, dopo aver preso le misure, riempie gli occhi e gonfia la rete di Oblak con un doppio vantaggio che propone soluzioni diverse ma ugualmente efficaci e spettacolari. Prima un contropiede raffinato con Bonucci regista, Higuain rifinitore che illumina per Cuadrado e il sinistro splendido del colombiano, carta a sorpresa di Sarri. In occasione del raddoppio la Juve sfoggia un altro modello di manovra, accompagnata da tanti calciatori in palleggio fino all'invito di Alexandro per il maratoneta Matuidi. Una Juventus padrona senza segnali di difficoltà, ma l'Atletico è sempre duro a morire per definizione e si lancia nel corpo a corpo tanto caro a Simeone. E con una punizione che sfrutta l'incursione dei difensori, i colchoneros vanno a segno con Savic. Ci sarebbe subito la possibilità di stroncare l'entusiasmo degli spagnoli con l'affondo di Higuain che conclude improprio ignorando Cristiano Ronaldo che non la prende per niente bene. E allora la beffa al 90° con la solita palla inattiva che sta diventando una costante molto scomoda in questo avvio di stagione. Lettura collettiva sbagliata della difesa a zona e il salto vincente di Héctor Herrera che inchioda la Juve. Il 2-2 potrebbe cadere di fronte al numero da circo di Ronaldo, davanti ad un pubblico che lo detesta cordialmente e rischia l'infarto, ma spinge il pallone fuori dal campo. Le sensazioni positive avvertite da Gasperini per il debutto della sua Euro-Atalanta svaniscono miseramente davanti al ritmo sostenuto della Dinamo Zagabria. Forse anche per l'emozione, la controfigura, quella che balla e affonda sul tapin di Leovac. Nel diagramma piatto di una squadra sfiduciata si scatena Orsic, un passaggio in Italia allo Spezia che approfitta delle marcature tenere e affonda i suoi colpi già nel primo tempo. Scena muta per Ilicic, Zapata e Gomez. In una partita senza storia, ancora Orsic completa la sentenza regalandosi la tripletta. E oggi è il turno dell'Europa League, un esordio a cui Roma e Lazio si preparano con stati d'animo molto diversi. Vediamo quali. Vincere aiuta a vincere. E a Paolo Fonseca piace vincere, soprattutto davanti a un pubblico che lo ha ormai adottato nei suoi pregi e nei suoi difetti. E così stasera il tecnico portoghese potrebbe anche non fare un ricorso particolarmente massiccio al turnover contro il modesto Başakşehir di Istanbul. Confermato Dzeko davanti, alla caccia del gol numero 90 in giallorosso, confermato Mkhitaryan, con motivazioni anche extracalcistiche, vista la scarsa simpatia tra la sua Armenia e la Turchia, Fonseca potrebbe dare una chance a Pastore, pienamente rientrato nelle rotazioni del tecnico, mentre scioglierà solo all'ultimo momento i dubbi su chi dovrà lavorare dietro le punte con un ballottaggio tra il più fresco Zaniolo e quel Lorenzo Pellegrini che con il capitano Florenzi ha già infiammato i cuori romani e romanisti. La responsabilità ci sta, ce la prendiamo a tutti gli effetti e speriamo insomma di fare bene, di cercare di far capire anche ai nostri compagni che cos'è Roma e la Roma. Diverso lo stato d'animo della Lazio. Sul campo rumeno del Cluj, Inzaghi chiede un immediato riscatto dopo la delusione contro la SPAL. I primi 25 minuti di brutta Lazio su 270 finora giocati, per citare le parole del tecnico biancoceleste, che ha però sicuramente usato più bastone che carota nel dopopartita di Ferrara.
anche perché il girone di Europa League è insidioso, con Celtic e Rennes, oltre ai rumeni allenati da Dan Petrescu, certamente di caratura tecnica inferiore, ma fisici e più avanti per condizione, primi in classifica dopo 9 partite. Una tensione che si percepisce anche nelle decisioni di Inzaghi. Immobile Luis Alberto, addirittura lasciati a Roma, scelta che potrebbe in qualche modo essere non solo legata al turnover, spazio ai debuttanti Vavro e Gioni, mentre Milinkovic-Savic sarà chiamato a spazzare via le molte ombre di campo e di spogliatoio che si sono addensate soprattutto dopo l'ultimo match. Sono le 7:48 minuti, il telegiornale finisce qui, adesso qualche istante di pubblicità e poi torna Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo. A tutti voi una buona giornata, grazie per aver scelto la nostra informazione, se volete ci vediamo domani.